Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio sotto la pioggia, signori. Che cazzo la sto facendo? Ok, ci siamo. Benvenuti, signori, benvenuti in questo nuovo episodio di Minecraft, signori. Ci ritroviamo sotto il diluvio universale. Non abbiamo trovato ancora la magione, ma abbiamo trovato un villaggio. Dici, ma che cazzo allora ci serve? Niente, signori. Però il destino ci ha dato questo e noi che facciamo? Lo visitiamo, signori, sperando di trovare qualcosa di interessante, ma non credo niente, troveremo qualcosa di interessante. Però noi siamo qui, che ce frega. Diamo un'occhiata in giro, lag permettendo. Qui intanto c'è una bella cassa, tante mele. Oh, gli smeraldi ce li portiamo a casa, signori. Gli smeraldi sono utili, signori. Io già sono partito col video, ma prima di partire effettivamente e realmente con il video, vi ricordo di iscrivervi al canale. Di che abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno, signori, e senza il vostro supporto noi non ci riusciamo. Io ce la sto mettendo tutta. Che cazzo è stato? Io ce la sto mettendo tutta, signori, mese dopo mese, portando ogni giorno un video, cercando di portare sempre dei contenuti nuovi. Questa ancora non l'abbiamo costruita a casa nostra, signori, questa è grave. Questa ancora a casa nostra, hai ragione, non l'abbiamo costruito, però te lo lascio lì, non te lo porto via, non ti preoccupare. E abbiamo l'obiettivo di raggiungere il creeper, di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno. Ma guarda, il creeper non esplode vicino ai villaggeri, esplode solo se prende becca a me. Ho capito, non gliene frega niente dei villaggeri, punta diretto su di me praticamente, che gran bastardo. E allora, stiamo calmi, facciamo l'intro giusta, signori. Benvenuti in un nuovo video di Minecraft, io sono Maullo941 e oggi proseguiamo con la nostra avventura nella ricerca della magione. Signori, prima di tutto io vi ringrazio per il like, per il supporto che date a serie e a canale. Vi ricordo di iscrivervi, che abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno. Io, signori, il mio lo sto facendo portando sempre un episodio al giorno, anche se forse in questi giorni un po' così rallenterà, perché nel mentre per ora state vedendo l'episodio di oggi, io mi sto imbarcando su una nave per tornare giù in Sicilia, signori. Sì, perché per un periodo lavorativo mi sono trovato qui in quel di Torino e da sabato sarò sulla nave che mi riporterà in Sicilia per un periodo di vacanza. Oh, mi tocca. Detto questo, signori, in cui se tutto va bene ci riorganizzeremo sia per portare una nuova serie, ovvero di FIFA, che non si chiama più FIFA ma si chiama eSport FC e qualcosa, ma dovremo iniziare anche quella. E poi, se riusciamo, anche delle live, signori. Vediamo se riusciamo a ristabilire la vecchia situazione con qualche bella live. Detto questo, signori, niente, mi sono perso 10 minuti, 5 minuti, no, realmente 3 minuti di video a non fare assolutamente nulla. Abbiamo visitato il villaggio e non abbiamo trovato assolutamente niente di interessante. Mi sono rotto le scatole di visitare tutte queste casette, basta, anche stop. Ricontrolliamo le coordinate, non che io posso dormire, vero? Non esiste proprio, no. Ho reimpostato il punto di generazione, ma non possiamo dormire. Perfetto. Che cosa interessante. Vediamo un attimo, noi dobbiamo sempre andare verso sud, che è di qua, giusto? Sì. Il sud è di qua, perché se io vado di qua diventa est. No, noi dobbiamo andare verso sud. Siamo a 3000 blocchi. Bene. La mappa non ha cambiato dimensioni, sta piovendo, le avversità aumentano, signori. Le avversità aumentano, ma noi non ci scoraggiamo. Questo video sarà un video interessante? Penso di no. Penso decisamente di no, perché si prospetta un'altra camminata lungo nuovi sentieri, lungo nuovi orizzonti, alla scoperta di nuove situazioni sotto la pioggia. E quindi, che gran culo, oseremo dire tutti quanti assieme. E poi ora la possiamo dire, signori, che gran culo. Ebbene sì, oh, là c'è un delfino, che è volato un delfino, signori, non so se l'avete visto. Va bene, mettiamo la nostra bellissima barchetta. Dove sta la barchetta? Barchetta a mare. Non che la cartina è cambiata qualcosa, vero? No, siamo sempre piccoli come le merde. Bene, signori, sotto la pioggia noi affrontiamo l'oceano, però dobbiamo sempre andare verso sud. Il fatto che tira le laggate, io ogni volta rischio di cambiare direzione e non rendermene nemmeno conto. Allora, dai, così. Devi andare verso sud, non rompere le scatole. Verso sud, come se non ci fosse un domani. Tutto questo, il sole sta calando. Noi, cartina alla mano, abbiamo beccato un altro lembo di terra. Bene. Quindi in questo modo potremo dormire. La cosa ci fa abbastanza piacere. Speriamo che questa pioggia passi.
E la smetta di rompere le scatole perché la pioggia è proprio la cosa forse più antipatica di Minecraft. Io non so se voi conoscete qualcosa di più antipatico di oltre alla pioggia. No, devi scendere, zia, la traversata è finita. Devi nuovamente tornare sulle tue belle gambette e tornare a faticare. Allora, calma, calma. Me lo fai piazzare adesso il letto per dormire? Pensa di sì. Porca miseria, possiamo dormire? Oh, quantomeno una cosa interessante. Una cosa interessante, possiamo dormire. Possiamo dormire, il letto l'abbiamo messo in questa direzione, la smetti di piovere, grazie, gentilissimo. Recuperiamo il letto e ripartiamo. La direzione è sempre giusta? Sì, la direzione è sempre giusta. Continuiamo la nostra cavalcata verso nuovi orizzonti, signori, verso la magione, verso nuove aspettative e nuove... Tutto questo, io sono un grandissimo pirla, e lo potete anche scrivere nei commenti, perché se avessimo, se avessimo installato la 1.20... Magari ora potevamo scoprire cose nuove. Invece siamo ancora nella 1.19, stiamo esplorando biomi completamente in cui non eravamo mai arrivati nemmeno lontanamente. E questo fa sì che ciò, cavallina, avessi portato una sella, avremmo risparmiato un sacco di tempo. Il problema è che c'è mare. C'è enorme quantità di mare. Il nostro pallino è sempre più piccolo. Bene, io mi auguro che il. Mi auguro, signori, di trovare prima o poi la magione, se no sarà un pellegrinaggio inutile e sarà ancora più inutile il ritorno a casa. Porca miseria, che sarà pesante il ritorno a casa. Quello ve lo eviterò, eviterò. Però, signori, signori, stiamo giocando a Minecraft, vogliamo la serie di Minecraft? Bene. Vogliamo la magione? Bene. Perché ci devo andare da solo io e mi devo rompere le palle a giocare da solo per trovare la magione, per poi essere tutti felici e contenti? No. Voi venite con me alla ricerca della magione. Come mi rompo le palle io alla ricerca di questa cazzo di magione, mi rompete le palle anche voi alla ricerca di questa cazzo di magione. Quindi, piano piano ci arriveremo. Piano piano ci arriveremo, non si sa quando. Di sicuro in questo video, signori, di sicuro in questo video. Perché forse mi romperò di più io le palle facendo un taglio, ma dobbiamo trovarla in questo video. Non possiamo andare oltre, signori. Scendi da questa cazzola di barca. Oh, questo. Praticamente si pianta lì sulla barca e non vuole più scendere. Ci sono pesci tropicali? No. No, sono sempre salmoni di merda. Ok, il nostro puntino è diventato più grande, signori. Attenzione, il nostro puntino è diventato più grande, signori. Lo sento, siamo vicini. Siamo vicini, siamo vicini. Me lo sento, me lo sento. Già che questa è una foresta, già è un buon punto di partenza. Già che questa è una foresta, già siamo passati dentro un maiale. Che cosa brutta. Che cosa assolutamente brutta. Qui dobbiamo fare un po' di pulizia con le foglie perché dobbiamo crearci il nostro passaggio e c'è la magione. No, speravo mi comparisse così come un regalo inaspettato, come un sogno che si avvera, come un desiderio. E invece c'è il mare. Oh, che rottura di cazzo sta mare, signori. Mamma mia, dai, rimettiamo la barchetta a mare. Lag permettendo. Il bello in tutto questo è che se dovessimo trovare pure dei pesci tropicali, io non li posso neanche raccogliere, ma neanche li sto guardando i pesci tropicali, quindi che cazzo lo devo trovare? Non lo so, signori. Piccolo taglio, ci vediamo quando raggiungo nuovamente la terraferma. Signori, terraferma raggiunta, stiamo ripartendo nella direzione della magione. Lo sento, sento l'odore, sento l'odore del legno della magione, signori, che ci aspetta. Che trasuda voglia di essere esplorata, signori, di essere liberata dai pillager, dagli evoker e da tutti quegli esseri che l'abitano, signori. Lo sento, sento l'odore della magione, signori. Lo sento, lo si può percepire. Lo si può percepire, signori. Attenzione, abbiamo colorato la mappa. Signori, abbiamo colorato la mappa. Non do cazzo, non è la mia magione. Datemi la magione, signori. Datemi la magione. Dai, cazzo. Dai, dai, cazzo. Dai, dai, cazzo, Paolino. Dov'è la mia magione? Aia, non voglio le grotte. Non voglio le... Che... No, spettacolo. Ma non mi interessa. Voglio la magione. Voglio la magione. Voglio la magione. Voglio... Allora, sta piano piano comparendo sulla mappa. Ma io continuo a non vederla. Eppure dovrebbe essere bella grossa, signore. Dovrebbe essere bella grossa. E si dovrebbe tranquillamente distinguere in mezzo a tutta questa foresta coltre. Dai, il nostro puntino è diventata una freccia. Dove sta? Dove sta la magione? Porca paletta ambriaca. Dico. Porca miseria, signori, come c'è comparsa. C'è comparsa di botto. Spettacolo, l'abbiamo trovata. Cazzarola di una miseria. Mamma mia, ce l'abbiamo fatta, signori. Eccola qua, spettacolo. Spettacolo, guarda com'è grossa, è immensa, ed è spettacolare, signori. Bellissima.
Bellissima! Fantastico, fantastico, fantastico. Queste sono le soddisfazioni. Da dove cazzarola si entra? Da dove cazzarola si entra? Allora, ci sarà un punto in cui io posso vederla dal largo? No, da dove? Allora, vediamo da dove è l'entrata intanto. Già che questa da dove è l'entrata già sarebbe un bel passo avanti. Spero che non esca qualche mostro subito che mi voglia ammazzare. Già sento. Ho sentito dei suoni da pillager che non mi sono piaciuti per niente, signori. Attenzione perché qui rischiamo la vita. Non è come il tempio sottomarino, signori. Non è come il tempio sottomarino, qui è un po' più complicato. Quindi io direi: facciamo una cosa. Fermi tutti, fermi tutti, fermate il treno. Fermate il treno che voglio scendere. Fermiamo il treno, signori. Per oggi ci fermiamo qui. Se riesco a riprendere il controllo del mio computer. Forse ci riusciamo. Dove cazzo la soffio? Dentro un albero. Allora, calma e sangue freddo. Calma e sangue freddo. Voglio semplicemente tornare un attimino indietro. Vedete cosa cazzo la stai facendo? Tra un po' lo vedrete, signori. Tra un po' lo vedrete. Mettiamoci qui, che mi sembra un punto abbastanza confusionario, ma carino e coccoloso. Ok, mettiamo la terra al posto della barca. Saliamo. Un bel po' di blocchi, signori miei. Così, perfetto. L'abbiamo alle nostre spalle, la mangione. Non si vede tantissimo, però va bene così. Detto questo, signori, io per questo video mi fermo qui. Vi ringrazio per aver guardato questo video. Abbiamo trovato la mangione, signori. Nei prossimi video vedremo di esplorarla e di conquistarla, signori. Ebbene sì, ci proveremo, ci proveremo. Detto questo, signori, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!